Allora, per pranzo in salatona ho fatto le fette di pollo proprio alla piastra, molto easy, mozzarella, pomodori e pezzettini di focaccia riscaldata. Ragazzuoli, io ormai è pomeriggio, in realtà io mi sono persa, stamattina ho fatto in realtà una marea di giri, una marea, quindi mi sono proprio totalmente persa, però sono uscite le sedi, insomma... Non so se posso dirvi dove andrò, però sappiate che sono molto felice. Cioè, allora, sono felice e super impaurita. Quindi, mamma mia che ansia. Vabbè, insomma, comunque, mamma mia, ho più paura. Allora, volevo fare un mini aggiornamento, ma proprio veloce, perché scusatemi, perché continuano ad arrivarmi i messaggi. E niente, sono andata a fare un aperitivo, appunto sono qua in zona Corso Buenos Aires con la mia amica Bea, che non vedevo da un sacco di tempo. Ci siamo viste un po' per anche, tra virgolette, i nostri compleanni, perché in realtà lei l'ho fatto di recente, io a inizio giugno, però siamo entrambi di giugno. E niente, quindi adesso torno a casa perché è anche abbastanza tardi, ma abbiamo fatto un aperitivo. Per chi è interessato, il bar Siesta in zona Corso Buenos Aires è molto carino. Tra l'altro tengono anche abbastanza le distanze, quindi molto, molto utile sta cosa. E niente, quindi io adesso ritorno a casina. Sono stanchissima oggi. Ovviamente, cioè, ripreso, diciamo, più o meno la mia, tra virgolette, vita, il via vai, soprattutto muovendomi spesso in motorino. In realtà sto cercando di fare più commissioni possibili prima di iniziare tirocinio, insomma. Quindi poi, vabbè, ho visto anche comunque un po' di mie amiche che in generale, cioè in quest'ultimo periodo, comunque non ho potuto vedere. Appunto ho visto la Bea che non vedevo da... mamma mia, ormai ho perso il conto da quanto tempo non la vedevo. E niente, ci siamo messi a mangiare, insomma, a fare aperitivo in realtà in questo appunto Buenos Aires. Ero stanchissima e niente, ho deciso che adesso devo prenotare assolutamente l'appuntamento per rinnovare il mio passaporto e per rinnovare la mia carta d'identità. Pensate che l'anno prossimo devo rinnovare la patente. È tosta. Niente, volevo solamente ricitarvi un prodotto prima di andare a dormire, che è una cosa che io, vabbè, ho già fatto la doccia, mi sono lavati i denti, tutto, sono pulita, ho messo il mio siero, le solite cose che metto. Per le sopracciglia, non so se adesso rende l'idea, aspettate che, cioè, non so se si vede, comunque ho veramente le ciglia molto, ma molto, molto più lunghe. E niente, ho finito ufficialmente, in realtà l'ho proprio consumato fino all'ultimo, perché, cioè, voglio dire, non è che costi poco sto prodotto. Ed è appunto il siero per le ciglia. In realtà io lo utilizzo anche per le sopracciglia, per coprire a volte quando perdo un po' le sopracciglia, qui un po' di peletti. E devo dire che comunque mi aiuta tantissimo. Cioè, ormai io davvero esco senza mascara, perché comunque le ciglia che ho fatte così come le ho adesso, magari adesso in videocamera non si vede, però comunque dal vivo non mi dispiacciono le mie ciglia. Bello.
Tra l'altro volevo citarvi questo smalto che non so se si nota la ricrescita che ho, perché ultimamente sto tenendo le ciglia, e le ciglia, ciao, e le unghie veramente super corte. Infatti volevo farlo oggi ma non ho fatto in tempo, lo farò domani sicuramente. In realtà non lo so, magari faccio in tempo stasera, ma non penso, sono troppo cotta. Volevo levare appunto lo smalto, nonostante, cioè, voi lo vediate ancora tutto intero. Questo è uno smalto normalissimo, non è nessun semipermanente, è uno smalto di Essie e mi piace tantissimo. In realtà, come si dice, è uno smalto che avevo da un sacco di tempo, che non utilizzavo più perché alla fine ero sempre fissata che dovevo farmi il semipermanente, eccetera. Cioè, contate che ce l'ho veramente da un sacco di tempo perché c'ho una ricrescita assurda e si è rovinato pochissimo. Ma proprio poco, poco, poco. Cioè, solo qua forse, sul pollice sinistro, si è un po' rovinato. Anche il destro forse, vabbè. Più i pollici e gli indici. Però, cioè, incredibile come sia rimasto questo smalto. Si vede un sacco la ricrescita. La ricrescita veramente è atroce. Però, veramente super approvati gli smalti di Essie. Durata veramente pazzesca. Eppure, cioè, fidatevi che... le mani nell'acqua, fare, le ho messe, quindi veramente super. Niente ragazze, io niente, dopo tutta la mia logorragine ho deciso che vi lascio, così faccio, finisco insomma le mie cose, me ne vado a dormire perché sono veramente cotta. Ragazzi, con questa inquadratura, buongiornissimo caffè. Scusatemi il traballamento, ma insomma, ero a casa di Marco e stamattina lui aveva primo, vabbè. E non so se lo sapete, però di solito appunto quando lui ha primo io rimango a dormire un filo di più, però in realtà 7:30 ero sveglio, quindi adesso sto tornando a Milano. E niente. Allora, eccomi qua. Buongiorno. Scusatemi veramente l'aspetto obbrobrioso, me ne rendo conto. Schifos. Però niente, io adesso ho intenzione di tornare a Milano perché in realtà devo fare un sacco di cose e poi ritornerò qui sabato. E niente, cosa dirvi fanciulli? Ieri siamo stati all'Antico Vinaio. Sì, va bene quella, vai. Va bene quella. Finalmente anche a Milano. E poi. Buona vita! Noi apericena. Queste sono le schiacciate che abbiamo tra virgolette avanzato.
partito dopo. Lentino. Pomodorini secchi, non mi ricordo. Pecorino. E salame. E salame, fiorentino. Mm. E infatti poi vi metterò una serie di clip, insomma abbiamo conosciuto Tommy, il proprietario, ed è stato bellissimo, cioè in realtà non mi aspettavo, cioè io sapevo che lui fosse, insomma, fosse molto social eccetera, solo che è stato Marco a chiedergli la foto, che ridere, vi giuro, vabbè. E devo dire che è buona. Mi avete chiesto in tanti, io parlo sempre il femminile, però intendo anche entrambi, i generi dico, se in generale ci fosse tanta gente e tutto. Allora, la gente era, però diciamo che era una fila abbastanza gestibile, quindi... Poi loro comunque avevano una guardia che tendenzialmente diceva quante persone c'erano, così da non creare troppo assembramento, insomma, come è giusto che sia. E devo dire che a Milano, secondo me, lui adesso, cioè durante la settimana c'era la fila ma era gestibile, ma sicuramente nel weekend ci sarà stata più gente, insomma. E poi è stato bello conoscere Tommy, ecco, quindi... No, molto disponibile, molto carino. Tra l'altro mi ha fatto straridere perché Marco sapeva che io volevo fare la foto con lui, cioè manco fosse un attore praticamente, e quindi gliel'ha chiesto, e come gliel'ha chiesto lui hanno iniziato a chiederle anche altre ragazze le foto. Infatti Marco mi fa tipo: abbiamo aperto le danze, gli faccio: guarda, sei tu che hai aperto le danze, perché io non so se avrei mai avuto il coraggio, perché era lì che stava parlando con una persona, quindi poi sembrava brutto. Invece però Marco ha detto: ah guarda, scusami se ti disturbo, però cioè io ti seguo. Vabbè, insomma, le solite cose, che ridere. E niente, dai, torna a Milano e ci riaggiorniamo dopo. È arrivata. Madonna, che sbattimento, guardate questa cosa delle mascherine. Però d'altronde non ci possiamo fare nulla. Candem, va. Allora, sono a casa e mi devo assolutamente fare un caffè, perché stamattina, cioè, ho un attimo sistemato il casino che abbiamo fatto ieri, che sembra sempre che facciamo feste io e Marco, ma in realtà abbiamo fatto un aperitivo easy, solo che abbiamo girato la casa praticamente. E ultimamente su Amazon ho preso questi caffè qua, caffè Borbone, erano tipo 100 cups, una roba del genere, per 18 euro. E purtroppo per la macchinetta che ho io, per esempio, che è la lavazza a modo mio, non ci sono quelle biodegradabili, ok? E infatti qua, cioè, guardate, è uno spreco proprio totale di plastica, però d'altronde, cioè, ho cercato ovunque, ma non ci sono. Infatti, boh, se per caso conoscete anche delle cialde rifillabili per il modello lavazza a modo mio. Ma purtroppo io ancora non riesco a trovarle. Invece Marco, che ha quella della De'Longhi, che anche lui l'ha presa su Amazon, ha trovato appunto le cialde biodegradabili di caffè Borbone di tutti i tipi, che infatti effettivamente conviene un sacco, insomma, anche perché poi si risparmia anche parecchio, aiuti l'ambiente, insomma, solite cose che non sto manco qua a dirvi. Quindi ora mi faccio un caffè assolutamente, devo bere che mi sento disidratata. E devo sistemare lo zaino, che ho portato un po' di robe in realtà tipo a casa da lavare. Madonna, sono pessima. Allora, io ho preso le cialde nere, devo dire che il caffè viene super cremoso ed è anche bello forte, insomma, quindi se avete la macchinetta come la mia o comunque volete provare le cialde del caffè Borbone, sono veramente buone. Allora, rieccomi qua tornata, è mezzogiorno e mezzo e in realtà io... dovrei cucinarmi qualcosa, ovvero ho intenzione di mangiarmi l'insalatona, perché mi manca un sacco mangiare l'insalata. Cioè, in realtà ieri con Marco abbiamo fatto proprio, cioè, ieri era proprio festa, ma uno era festa perché lui sta facendo dei turni assurdi. E, insomma, ne abbiamo approfittato di andare insieme all'antico vinaio e abbiamo mangiato le porcate che abbiamo mangiato, che poi, cioè, porcate mica tanto, perché
Io lo dico sempre, il cibo italiano è sempre il migliore. Ho finito una video call perché mi sono sentita appunto con un mio compagno, se non che amico di università. Abbiamo discusso un po' di alcune robe che abbiamo in università da fare, insomma. E abbiamo, tra virgolette, diciamo così, no, che poi non è tra virgolette, abbiamo studiato insieme un pochettino. E niente, quindi io adesso vedo un attimino che cosa preparare e poi mangerò, insomma. Allora, in realtà io ho già mangiato. Ho mangiato un'insalata che qua è un po' avanzata, anguria, e vabbè, sì, è andata. E volevo solamente citarvi queste, che sono appunto le gallette di riso. Vedete, gallette di riso integrale italiana con quinoa. Mamma, queste qua le abbiamo prese. Ok, le abbiamo prese alla Coop. Allora, in realtà ho passato il pomeriggio a cercare di scrivere qualcosa di sensato per la tesi, ma sta andando veramente male. Infatti, cioè, oggi avrei dovuto sfruttarla al meglio, ma no, non sa da fare. Quindi ho deciso che farò tutto domani, ma è possibile che la password del mio computer non me la ricordo più? Ok. E in realtà, poi dopo mi sono messa appunto a parlare con una mia carissima amica. In realtà, se avete seguito i miei vlog, eccetera, sapete che lei è la mia amica Eli, che adesso si è trasferita. Vabbè, insomma, è cambiata un po' la sua vita, quindi ci siamo aggiornate, perché abbiamo avuto anche il tempo di metterci lì e aggiornarci, quindi mi sono messa appunto a parlare con lei e tutto. In realtà ancora sono qua che devo cercare di, vorrei montare un video pur di non studiare, vabbè, tralasciamo. Mamma mia che caldo, e in realtà mi dovrei anche docciare, quindi mi sono pure truccata oggi, non so neanche con che coraggio. E cioè, non so, ho messo mascara, eyeliner, ma in realtà ho messo anche il fondotinta. Mi stupisco di questa cosa, perché in realtà non è molto da... Cioè, nel senso, sapete che ormai quando esco il fondotinta non lo metto più, perché sennò mi rimane tutto impregnato dentro la mascherina. Però in realtà mi piace truccarmi, quindi comunque oggi volevo un attimino sembrare carina e quindi mi sono truccata. In realtà appunto questo qui sarà l'ultimo vlog che vedrete prima dell'inizio del mio tirocinio. E ho un po' paura, vi dico la sincera verità, cioè mi cago sotto se devo essere sincera, però è l'ultimo sprint, io vi giuro ragazzi, cioè sono arrivata in quel punto in cui voglio solo finire, cioè veramente voglio solo esclusivamente finire, quindi finger cross, speriamo bene. Però, cioè, ho tipo paura e sono contenta da una parte. Cioè, vi giuro, è proprio una cosa... Non so veramente come dirvi come mi sento, onestamente, in questo momento, in questo periodo in generale. Perché mi sento un attimo sperduta, devo essere sincera. E niente, insomma. No, però mi sa che l'ho caricato. Sì, era il log del parrucchiere. Quindi l'ho caricato. Bene. Oddio, adesso devo montare un vlog. Madonna santa, prendo un po' male in realtà. E niente, vabbè, a parte questo ragazzuole, questo appunto sarà l'ultimo. Vi farò sapere insomma se sarò viva o meno. Sapete che non ne parlerò in maniera così approfondita, però mi terrò compagnia, insomma. E niente, ho già detto bye bye al mio smalto, terrò però almeno sui piedi, penso di poterlo tenere, insomma, perché cazzo c'è, chi se ne frega dei miei piedi, ecco. E ho solamente messo un po' di rinforzante, perché secondo me comunque col fatto che avrò le mani sempre in acqua mi si distruggeranno le unghie. Dovrò dire anche addio ai miei anelli. Ma sono, è l'ultimo, è il penultimo tirocinio, ce la posso fare. Ragazze, se arrivo viva ad agosto ci ubriachiamo insieme online, cioè non so veramente, cosa? Oh, è il mio neo, ci ubriachiamo veramente online insieme.
Vabbè, dai, a parte gli scherzi, appunto, sono un po' in ansia, però sono contenta dall'altra parte, già. Sicuramente una comunicazione molto più veloce sarà quella dei, cioè sarà quella tramite Instagram, quindi vi consiglio di andare a seguirmi nelle mie disavventure, insomma. E basta. Vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo weekly vlog. Ooh.